Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. E sono 7 su 8 ragazzi, 7 vittorie su 8 partite in campionato. Ma questa ragazzi, mamma mia, mamma mia. Ho ancora tutto accaldato. Madonna mia, che sudata ragazzi, niente, non si può sudare così. Non si può, dal 4-1 al 4-3 e fare gli ultimi 10 minuti così, veramente non si può. Guardo la partita, ragazzi, una cosa, la live reaction scordatela perché DAZN fa veramente schifo al cazzo DAZN. Io e mio padre abbiamo fatto l'abbonamento gratuito di 3 mesi offerto da Sky ieri, e abbiamo fatto ieri sera, praticamente oggi abbiamo fatto per collegarci e non ci andava il canale e ancora adesso non ci va, per cui l'abbiamo guardata sul telefono, uno schifo veramente, DAZN è veramente uno schifo. E questo, secondo me, uccide il calcio. Questo e i biglietti a 60 euro per andare a Sassuolo. Non la pirateria, questo uccide il calcio. Perché non si può vedere veramente una partita sul telefonino perché devi fare 3.000 abbonamenti tutti gli anni. Questa cosa è veramente ingiusta, al mio punto di vista. Parliamo della partita che ho visto sul telefonino. Primo tempo non l'ho visto, cioè non l'ho visto, sono arrivato a casa e ho visto dal 40esimo in poi, ho visto quindi il rigore di Lukaku e il rigore di Lukaku, sì, il rigore di Lukaku e il gol di Lukaku. Bene, cioè nel senso, dal mio punto di vista fino al 70esimo abbiamo dominato la partita, dal 45esimo al 70esimo, per il resto poi ragazzi veramente Lazaro inguardabile, Lazaro. Io dopo sta partita boccio completamente Lazaro, non mi piace, entra, perde i palloni, non c'è con la testa secondo me, non è un giocatore da Inter secondo me, non può far bene in questa Inter secondo me. È la prima partita, ok, però lo abbiamo già visto con lo Slavia Praga, non mi piace, non mi piace, spero non giochi più perché sinceramente non mi piace. Nel video di ieri avevo chiesto una vittoria convincente con tanti gol. I gol sono arrivati. Il problema è che li abbiamo anche subiti. Infatti, ne abbiamo presi tre, ragazzi. Prendere 3 gol col Sassuolo non è per nulla confortante, a mio avviso. Non ho ancora rivisto il gol di Berardi perché, appunto, il primo tempo non l'ho visto. E gli altri 2 gol, cioè, ragazzi, il gol di Boga, devo venire io a prenderlo, devo venire io a marcarlo e a togliergli il pallone, perché non è possibile che quello parte da metà campo e va in porta e fa gol. Cioè, non è fattibile, non si può, veramente, non è una cosa normale. Per il resto, ragazzi, va bene così, 3 punti, ci avviciniamo, siamo a -1 dalla Juventus, che ragazzi, ovviamente io non voglio parlare della Juventus, ma cosa cazzo giochiamo a fare un campionato? Cosa cazzo giochiamo a fare se poi non... Cioè, il gol di Pjanic non fischia il fallo, non fischia niente. Arriva Pjanic, li spinge, ne fa cadere 2 del Bologna, tutto regolare. La mano di De Ligt fa il portiere, ma dato che gioca nella Juve, può prendere la palla di mano nell'area di rigore senza che l'arbitro fischi nulla. Veramente, ragazzi, 1-1-1 schifo. Uno schifo, campionato secondo me ormai non ha senso giocarlo perché è tutti gli anni così. Niente ragazzi, manca ancora tanto e ora concentratissimi sulla partita di mercoledì contro il Dortmund. Dortmund che ha vinto di misura 1-0, però comunque l'ho visto un po' secondo tempo ieri del Dortmund, non ha giocato male, ha giocato bene, è una squadra veramente forte secondo me il Dortmund. E niente ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qua, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete mi piace al video e commentate dicendo se l'Inter può battere il Dortmund e addirittura può passare il girone. E comunque anche commentate magari dicendomi se per voi quello di De Ligt era calcio di rigore o meno. Per me, ragazzi, quello è rigore tutta la vita. Perché se non c'è il braccio di De Ligt, la palla arriva a Palacio. Niente, ragazzi. Bene così, 7 vittorie su 8. Continuiamo così in campionato. Ora testa alla Champions League. Dai, ragazzi, amala sempre.